Leila! Sofia! Sì? Buon pomeriggio! Sì, hi! Guarda che bella padella! Ci sono anch'io, arrivo, eh! Lo faccio come... com'era? Era per un solo com'era? Che c'entra proprio non so. No, perché la padella è... No, vabbè. Buon pomeriggio, amici, e bentrovati. Io intanto... Rapunzel! Ecco. Io vado a accendere subito l'acqua, che... Cioè, no, la riaccendo perché mi stava bollendo. Eccoci qui nel nostro appuntamento quotidiano. No, settimanale. Per cucinare insieme. Ah, io dico quotidiano perché noi cuciniamo sempre qui. Già, è pure vero questo. Allora, oggi ben due ricette insieme. Allora, diamo un po' il tempo di collegarsi, insomma. Ma prima amici. Facciamo la prima ricetta. Da notare. Questo bicchierone. Questo qui è quello che io faccio lo smoothie, questo bicchierone, non gli spaghetti. Da notare che smoothie grande che fa Sofia e lo beve tutto, brava. Bambini, mangiate la frutta e la verdura, perché Sofia lo fa. E bevete perché Sofia la frulla anche e la beve. Ecco. Lo smoothie. E tu me l'hai rubato? Un attimo, lo dovevo rubare perché vi lascio gli spaghetti. Vabbè, tranquilla. Allora, parliamo di questa pasta straordinaria che sono i fusilli lunghi, sennò ci perdiamo in chiacchiere. Ecco. Oggi faremo questa pasta buonissima che io intanto vado a calare nell'acqua che sta per bollire. Ma diciamo subito che cosa facciamo oggi. Oggi, allora, io oggi dico una cosa. Dirò in inglese anche. Ecco. Allora, la dico prima in italiano. Sì, così. Allora, vai. Fusilli lunghi con pomodori e burrata. Faremo un piatto cremosissimo, buonissimo, con tanto basilico. Quella della mia piantina, sono stata brava. Basilico, non lo so, basilico. Qualcuno che sa l'inglese ci aiuti. Basilico, va bene. Allora, che cosa ci serve? Lo dici prima in italiano. Burrata. Allora, burrata. Fusilli lunghi, ma scegliete anche voi la pasta che volete. Pomodoro. Passata di pomodoro, io in questo caso ho scelto i pelati, perché sono più dolci. Tomatoes. Poi olio di oliva extravergine, perché non può mancare, sale e due spicchi d'aglio. Vai tu in English. Let's pepper it together. Pasta with tomatoes and burrata. E poi abbiamo il garlic, l'aglio, e il basilico. E poi extravergine olive oil. Salt, ok? Yeah. Io vado a calare la pasta nell'acqua. Guarda come siamo bravi con l'inglese. Tra un po' ci arriverò anche in francese, ce la possiamo fare in francese. La mia materia preferita. Allora, la saliamo dopo la pasta. Sì. Intanto io preparo il sughetto. Io intanto leggo. Sì, leggi i nostri amici. Beh, grazie mille. Infatti mi sono confusa. Olio! Olive oil! Attenta col dito, sennò ti faccio... Allora, lo sapete che l'olio extravergine di oliva, oltre ad essere mangiato, fa anche bene alla pelle? Lo sapevate questa cosa? Extravergine olive oil. Specialmente quando abbiamo un po' le mani screpolate in inverno, e fa molto bene. Vabbè, io poi lo devo dire. Ciao, nonna! Insomma, nel mio piccolo, quello che so, poi lo dico anche a voi. Ma voi penso che ciao, siate Patrizia. Altrettanto bravi. Ciao Patrizia, ciao nonna, ciao tutti. Allora l'aglio lo metto intero così dopo è più semplice. Cosa fate stasera? Allora stasera vai, facciamo questa ricetta, ovvero la pasta con tomatoes, pomodori e la stracciatella. Faremo, allora, ho scelto i fusilli lunghi, quindi questa pasta si amalgamerà questa salsina che adesso vi farò vedere. Allora, intanto mettiamo due spicchi d'aglio e l'olio e vado sul fuoco. Voi mi raccomando, cuocete bene bene perché dobbiamo fare questa pasta. I nostri amici. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, da dire che io una cosa, ma la burrata... Sì, con che cosa si può sostituire se siamo allergici? Allora, io qua ci metto la burrata, non perché adoro la burrata e perché penso che questo piatto si sposi benissimo con la burrata, però non vorrei adesso anche la panna. Però la panna non dà l'effetto della burrata. Grazia ci dice se la stracciatella è pugliese. No. Ma certo, Grazia, ho scelto la stracciatella pugliese. Ma certo, ringraziamo i nostri amici pugliesi perché avete dei prodotti eccezionali come tutta la nostra bella Italia. In qualunque regione noi andiamo, cioè io non posso dire... torno sempre a casa contenta perché io dove vado, Sofia lo sai, devo assaggiare e qualcosa la devo riportare a casa perché poi me la devo gustare anche a casa. Quindi io adoro la mia Italia. Yeah. Love you, Italy. Love you.
Allora, la pasta sta cuocendo. Dobbiamo rifare un po', sì. Tipo tutte le cose tipiche delle regioni. Eh sì, dobbiamo... è vero, Sofia. Quindi per il format dell'anno scorso, che giravamo un po' l'Italia a tavola. Sì. Secondo me la prossima volta io direi di rifare di nuovo le orecchiette. Sì. O per esempio possiamo fare i cannoli. Sicilia. Ah, sì. Direi che io non sarei proprio all'altezza, perché io non sono brava come voi, amici, e io, cioè, sono umile, nel senso, mi adatto, cerco di metterci un po' del mio, quindi non vi offendete, cari amici. Sofia, quanto sei cresciuta! Già, sì, vabbè, deve essere così. Intanto, allora, l'acqua sta cuocendo. Io voglio andare a vedere le dirette dell'anno scorso, per un po' vedere quanto ero bassa, sì. Quanto ero nana. Vabbè, ma si cresce, è giusto. Amici, allora Sofia, attenzione, perché si salvi chi può. Dangerous. Allora, l'acqua, l'olio con l'aglio a soffriggere. Che profumo. Sembra tipo aglio olio. Oh, aspetta, no. Perché adesso la faccio una, in diretta la faccio, No, è stato bravo il pomodoro, perché di solito schizzo tutto. Ah, corro di là. Aiuto! Mi sono salvata per un pelo. Il mio frigo mi ha salvato. No, l'avevo fatto male piano piano, quindi... Adesso io faccio, ecco, adesso si è calmato un po', faccio un po' così perché devo rompere un po' il pelato, Sofia, perché mi si deve sbriciolare. A me viene sempre in mente Fantozzi. Fantozzi? Vabbè. Il nostro caro, un bacio a Paolo Villaggio, che è un grande. Allora, mettiamo il basilico, tanto basilico, amici. La mia piantina, Sofia, la nostra piantina. Infatti prima stavo per dire, le nostre piantine sono state bravissime. Ma che bravo. Perché proprio quella la tengo per i pomodori, Sofia, perché dobbiamo fare la il pomodoro ricetta. Sarà il nostro ospite d'eccezione, perché andremo a fare, mentre di là la pasta cuoce perché non possiamo aspettare, andremo a fare dei pomodori ripieni estivi. Aspetta, c'è Daniele che ci dice, ricetta ciociaria? Che vuol dire? Della ciociaria. Ah, cioè, scusate per l'accento, ma che cos'è? Ma in effetti ti riferisci ai pomodori o alla pasta? Perché quest'idea mi è venuta un po' così, perché volevo appunto riprodurre una pasta cremosa, se ti riferisci alla pasta, quindi ho fatto un po' da me. E i pomodori, io so che si fanno i pomodori con il riso ripieni, che abbiamo fatto tra l'altro l'anno scorso in diretta, quindi seguiteci anche sul nostro canale YouTube, perché ci sono tutte le dirette salvate e voi potete guardare. Ecco, in cui c'è anche Sofia, che è un po' più piccolina, e ci sono tutte le dirette, quindi avevamo fatto, ti ricordi, i pomodori con il riso ripieno, buonissimo, e patate. Però comunque anche la ciociaria ha dei piatti. Allora, cosa prepariamo? Allora, per la prima ricetta avevamo preparato della pasta ripiena, no. Con del sugo, vabbè, il sugo ora sta di là, e burrata, io ho detto anche d'inglese, e ora faremo la seconda ricetta, mentre la pasta sta cuocendo, sì sì, e poi dopo completeremo la prima ricetta. Allora, per ora facciamo la seconda, facciamo lo stacchetto, seconda ricetta, perché la prima sta cuocendo. Allora, cosa facciamo? Facciamo così, prendiamo i pomodori, io adesso direi due a testa, perché questi si mangiano, che è una bellezza. Taglierei così la calotta, però la calotta la conserviamo perché poi ce la mettiamo sopra. La calotta pure. La calottina. Poi, cosa facciamo, Sofia? Li svuotiamo. Ah, che buono. Facciamo vedere anche dall'alto. Cari amici. Ciao. Un attimo, mamma. Ci siamo. Allora, io direi che con... come si dice? Con l'interno del nostro... Ciomicio? Brava, dilla tu, brava, ti sei ricordata. Ci facciamo una bellissima biscottella. Sì, non buttiamo i semini dei pomodori, perché li conserviamo per fare cosa? Una buona fresella. Conoscete le freselle? Amici pugliesi, voi sapete. La fresella. Ah, oppure, amici campani, anche voi, la biscottella col pomodoro, che noi d'estate ne mangiamo a puntalate, perché è un piatto fresco. Che ci fa, insomma, ci rinfresca, veloce. Che ci fa ricordare la nostra bellissima campagna. Sì, ci fa ricordare anche la nostra bellissima campagna. E vabbè, così. Attraverso il cibo noi possiamo ci ricordiamo, possiamo viaggiare nel tempo. Possiamo immergerci nei nostri ricordi. Nel lungo viale dei ricordi, diciamo così. Oggi sono poetica, Sofia. Devo scrivere qualche...
romanzo? E tu mangi. Sì, qualche frase così che poi... Io direi di no. Pubblicherò. Allora, mi pulisco le mani perché altrimenti... Io mi ricordo quando noi, cioè quando io ero piccola, io e mamma facevamo sempre le rime. Sì. Cioccolato? Prima con cioccolato con... Sì, quando eravamo piccine poi... Mamma, quante favole ti ho raccontato? Un po' di sale nel sugo di pomodoro. Un altro po' di sale nel sugo di pomodoro, se no è sciapo. Ok. Ok, direi che ci siamo. Abbiamo svuotato i nostri pomodori buonissimi. Sì. Poi, che cosa facciamo? Io adesso sono in diretta, quindi non ho tempo. Però voi cosa fate? Un quarto d'ora prima di farcirli, mentre preparate la farcia, salateli e metteteli a testa in giù, perché così dirlo io. Così rilasceranno, cioè, tutta l'acqua. Bravissima. Tireranno fuori tutta l'acqua. Poi sono anche più saporiti, no? All'interno, se li saliamo. Grazie Stefania. Allora, quindi diciamo che li facciamo stare un quarto d'ora, ma forse anche ci sono. Io ho il potere. Allora, la pasta, io scusate se ogni tanto mi assento, ma voglio vedere a che punto è la pasta, ma la pasta deve stare ancora. Io intanto cosa faccio, amici? Il sugo sta andando, perché questa è l'altra ricetta, tolgo l'aglio perché qualcuno lo prende, l'aglio, e io tanto so già sempre chi lo papà. Prende, è sempre e poi papà. Dopo non va bene. Povero allora, quindi papà. Lo togliamo, vedete? Povero papà. Che gli piace. Ciao papà, se ci stai seguendo. Amore, perdonami. Purtroppo è così, capita. Allora, Francesca ci dice, cosa fate con i pomodori rossi? Allora, questa è la seconda ricetta, quindi che cosa facciamo? Okay. L'abbiamo scavati, non buttate l'interno. Abbiamo messo un pochino di sale perché così rilasciano un po' d'acqua e ora li andremo a riempire. Con che cosa? Come la facciamo, la faccio. Eccola qua. Allora. Conservate le calotte perché poi andranno sopra per bellezza. Yeah. Secondo me ci dobbiamo mettere la burrata. No, ho toppato. Aspetta un momento. Mi sono fatto male, ho fatto così. No, piano. Allora, questa qui, questa qui è quella ricetta. Devi sminuzzarmi due uova sode. Con le mani. Ma anche col coltellino. Dov'è il coltello? L'ho perso. Aspetta. Mamma mia, in realtà. Io però devo assaggiare. Sofia assaggia tutto. Vi facciamo vedere che non è tutto finto, è tutto vero. Noi facciamo mangiare con le cose vere. Appunto. È cibo vero. Aspetta, mamma, questo coltello. Così. Vai. No, non mi serve. Ti taglio il ditino. Sì. Ci vuole per tagliare. Allora, diciamo gli ingredienti della seconda ricetta. Quindi, uova sode. Io adesso qui faccio due pomodori, ho messo due uova sode perché mi piace bella ricca. Del tonno, poi metterò, diciamo, come si dice, la grammatura. Sì. E poi metteremo qualche cappero. E qualche alice sott'olio che adesso andremo sempre a sminuzzare, Sofia. Va bene? Sì, sì. Poi questo è un piatto... Vatti a sciacquare le mani, amore. È un piatto ricchissimo, che va bene, fresco per l'estate. Io mi ricordo ancora la mia zia, perché ho i miei zii un po' in tutto... Mi sa che la pasta... La pasta adesso la scoliamo. In Germania, in Francia, ho diversi zii, insomma, sparsi per il mondo. Saluto tutti, un bacione. E i miei zii che stanno a Saint-Dizier, quando venivano in Italia, preparavano l'entrée, ossia questo antipasto, sapete di cosa parlo, antipasto di couscous con le uova. Io assaggio la insomma, pasta. Io proprio ho dei ricordi bellissimi, e, grazie alla zia Elena, zio Guido, insomma. E quindi sono un po' abituata con questi piatti freschi e ho dei bei ricordi. È caduto uno spaghetto. Ah, assaggia la pasta, vieni, facciamo vedere ai nostri amici la pasta, amore. La pasta che sono i fusilli lunghi. Allora, non è cotta, no. No, non è cotta. Allora, abbiamo detto capperi. Mi prendo un pochino un po' di Scottex, amore, per favore. Un altro po', Un altro pochino. Allora, uova sode, abbiamo detto capperi. Faccio un recap anch'io perché se no mi dimentico, grazie mille. Poi abbiamo detto qualche alicetta salata, no salata, sott'olio, è meglio. Vabbè, sempre salata. Sì. Ti ricordi quella sera che abbiamo fatto la storia e abbiamo messo la fetta di pane tostato con il burro e queste alicette buonissime. Ah, e comunque vi ricordo che se volete vedere se il piatto è di mio gradimento, potete sempre andare su Instagram, @pignatina, appunto per vedere il mio voto. C'è anche la storia su Tina in cucina, Tina immagino da cui ci stanno seguendo. Iscrivetevi su TikTok, @tinapigna, iscrivetevi su Twitter. Vabbè, Twitter. Sì. Tina Pigna, vero? Tina Pigna.
su Facebook Tina in cucina, YouTube Tina, YouTube, Pigna. Tina Pigna, TikTok già l'ho detto, ok, com'è che si chiamava quello? LinkedIn? LinkedIn. Allora, mettiamo anche il tonno, Sofia, guarda, eh. Allora, leggiamo anche i nostri amici, perché voi ditemelo se mi dimentico qualcosa, perché voi siete molto attenti più di me. E vi Giacomo ringrazio ci per dice questo. Che per lui è un po' troppo salato. Ah, dici? Allora, metti qualcosa, o non sali. Poi, naturalmente, lo so, è un piatto bello ricco, piatto ricco micifico, come dico sempre io. I gusti naturalmente sono diversi, sì. Però anche, se... Adesso vedo un'altra di chicca, eh. Insalata di farro nei pomodori. Facciamo un piatto scenografico, fresco, e anche, insomma, fa bene sia agli occhi che al palato, no? Giusto, Sofia? Yeah. Poi noi l'insalata di farro in estate, i peperoni imbottiti. Mm-hmm. Ricordi la diretta dei peperoni imbottiti? Mamma mia, che buoni. Piatto tipico della nostra Solopacca. Ciao, dalla Puglia! Dalla Puglia! Benvenuti, amici! Noi siamo nazionali. Allora, io perché ho le olive e lo yogurt greco? Perché adesso vi faccio una salsina alle olive da accompagnare con i pomodori. Cioè, oggi proprio alla pazza gioia mi sono data. Allora, saluti dal Messico! Dal ciao! Messico? Benvenido! Che bello! Dai, ma siamo anche internazionali noi, siamo mondiali. Quando andrò al linguistico, studierò lo spagnolo. Eh sì, studieremo un po' tutto. Allora, ripetiamo: tonno, capperi. Mi sono persa. Uova sode, le alicine, basilico. Le acciughine, scusate, basilico, il sale l'abbiamo messo nei pomodori. Sofia, li vuoi riempire? Adesso ti do anche il piattino. Tum, tum, tum. Mettiamo qui, tum, tum, una volta che hai riempito li metti qui, riempi bene perché poi dobbiamo tagliare bene. Io debbo, you must. Allora, io ci ho messo pure questo. Io scolo la pasta intanto, Sofia, eh? Tu mi aspetti, vero Sofia? Per mangiare? Beh, vabbè. Se no facciamo come la fine delle melanzane, te la ricordi? Sabato scorso. Mamma mia, è vero. Aiuto, si salvi chi può. Sono ingrassata 2 kg con quelle melanzane, però erano buone. Allora, la pasta è pronta. Io cosa faccio? Senti. Ah, brava Sofia. Grazie. Bravissima. Ora che facciamo? Ritorniamo un attimo alla prima ricetta, perché i pomodori, così dopo ci resta solo da fare la salsina. Aspettate, guardate che bello. Aiuto. È bellissimo. Mi casca il pomodoro. Allora, mettiamo, guardate qui, state attenti. Burrata! Abbiamo fatto olio, aglio, poi l'abbiamo tolto l'aglio, e pelati e basilico e sale quanto basta. Ora ci vado a mettere la burrata. Aspetta, posso metterla io? Burrata, ti adoro. Io l'adoro. E anche Sofia. E vabbè, pazienza, le cose belle della vita sono il mangiare. Tutte le cose belle della vita iniziano con la A. Amore, amicizia. Ah, quanto sei felice. Pizza, lasagna. Capito, brava. Questa cosa mi piace. Senti il mio stomaco fa rumore. Sì, perché oggi ho mangiato molto leggero. Senti. Sta dicendo, butta giù qualcosa. Aspetta un attimo, perché adesso caliamo giù la pasta. Wow! Mamma mia! Mamma mia! E vabbè. No, che bella questa emoji! Gabriella, dove hai trovato questa emoji troppo bella? Wow! Bellissima! Che fai quelle 5 qua, così? Chi ci guarda dice, queste sono matte. Ma un po' figlia! Un po' è certo che fila, ragazzi! Fila i fondi! Aiuto! Fila, fila. Entra dentro. Vabbè, il pomodoro lo dovevo schiacciare. Voi schiacciate bene i pomodori pelati, eh? Perché io adesso, perché sono in diretta, ma noi mangiamo tutto. La faccia. Perché lo lasci qua? Allora, io vado a prendere quello blu. Quello blu. Quello bello. No, guarda, ho preso questo. Aspetta. Mo metto io. Guarda. Aspetta. Però volevo fare una cosa. Ok. Tum. Così. Ah, vai. Facciamo... Volevo fare come i cuochi, gli chef. Guarda così, come fila. Ma così non mangi niente. Ah, dopo, aspetta, questo è il piatto di bellezza. Dopo facciamo il bis con questo. Ah, ok. Aspetta, dopo ti faccio il piatto con questo. No, perché sennò non c'è niente dentro. non c'è niente. Questa è una bella porzione, amore. Poi ci mettiamo un po' di sughetto. Che ne dici? Metti. Qui non ci fa il formaggio.
qui non ci va. Se ce lo vuoi mettere, ma. Ma secondo me ci va. Ma io non lo rovinare, no, non si rovina. Però direi di gustarla così. Oh, wow. E poi qualche fogliolina di basilico. La pasta molto invitante. Questa qui era la nostra, diciamo, il nostro piatto. Aspettate, il ritorno del diciamo. Diciamo, è vero, dico sempre diciamo. Ora però non abbiamo finito. Dobbiamo andare a preparare la salsina di olive. Allora, preferibilmente scegliete le olive nere. Cosa faccio? Io ho il mio mini pimer. Io sapevo che usciva il mini pimer. Mini pimer. Sì, lo usiamo, l'estate lo usiamo più dell'inverno. Allora, no, in inverno facciamo mini pimer o mini pimer? Allora, mini pimer, con la mo di Milano. Ok. Allora, quindi olive e vado a frullare. Però no, che frullo. Metto un po' di olio e vado a frullare. Questa salsina che ora vi propongo, cari amici, è ottima anche da servire sui crostini di pane. Un po' di rumore, scusate, perché. Dai, faccio presto. Me lo sto mangiando con gli occhi, quindi fate presto, perché tra un po'. Fate presto! Dopo vado a fare la storia. Mamma, però prima dobbiamo fare la foto per il sito, perché sì, sennò. Se no, allora, cari amici, i nostri amici non lo sanno che io, appena cucino, devo nascondere i piatti, perché a casa vanno a ruba, cioè ti giri, non c'è più il piatto. E io devo mettere la ricetta sul sito, e come faccio? Quindi dico sempre, aspettate, non voglio essere cattiva con voi, però prima la foto, perché altrimenti poi. Non mangiamo quello. Allora, questa cremina qui, buona buona, la rimetterei qui, guarda, perché potete servirla così, sui crostini. Sembra caviale. Sembra caviale. Guarda che buonissima. Anche con le olive verdi potete farlo, A me piacciono più le olive verdi, però. Lo so. Io mangio tutto, chissà perché. Vabbè. Che palato che c'ho. Sì, io mangio tutto quello che prepariamo, sì. Io però non contenta, perché così mi sembrava troppo semplice la cosa. Grazie e... Luisa ci ha inviato 75. Grazie, stelle. Dai che ce la facciamo a fare un corso di cucina tutti insieme. È il mio sogno, aiutatemi, grazie per le stelle. Mamma, che mi darete. Prendi un crostino. Quel crostino. Prendilo te allora. Allora, io stavo dicendo, aspetta, se no mi dimentico. Per questo patè di olive mi sembrava troppo semplice, però voi fate come più vi piace. Io metto qualche cucchiaino di yogurt greco, sapete lo yogurt greco? È lo yogurt quello più sostenuto, non è liquido. Non li trovo. Non li trova, adesso la riprende la mamma. Scusa. E io volevo fare così. Però voi poi, se non vi piace l'idea, non lo fate. Io perché mi piace uno sì e uno no. Uno sì e uno no. Okay. E poi volevo fare un po', diciamo, piatto da chef. Me lo lasci fare? Sì, facciamo anche la fotina. Non sono brava come voi chef, però. Vabbè. Posso imparare? Sofia mi guarda strana, volevo fare così. Vabbè, dai, tu vuoi stare così, io ti lascio così. Vuoi stare così? Grazie, molto gentile. Allora, si può fare? Si può fare. Stavo guardando. Sì. Vai, yes I can. Allora, questa era la nostra, come si può dire? La nostra cena di stasera. La nostra ricetta. Sì, la nostra. Due ricette per l'estate, perché andiamo incontro al caldo. Quindi, che dire, io vi lascio, ci vediamo nelle stories di Instagram e Tina in Cucina Facebook. Così Sofia assaggia e mi darà anche questa volta un voto. Spero di essere stata all'altezza. Cosa farà adesso? Ah, adesso brava, mette qualche decoro anche lei, giusto, giusto. Anche l'occhio vuole la sua parte. Io direi di lasciarci qui prima che mi trovo anche lo yogurt a terra. E ci vediamo nella prossima diretta, come sempre. Grazie, grazie. Caterina in viaggio 75 grazie, stelle. Grazie, 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 grazie. Siamo grazie. A 150 stelle. Dai, che ce la possiamo grazie. Fare, grazie. Allora, andiamo a fare la stories. Sofia, non vedo l'ora di mangiare. Anch'io, voglio assaggiare. Allora, vai, vai, vai. Un sono abbraccio, pronta. A tra poco, ci vediamo nelle stories. E sono pronta, rimango così. Ok.